Bingo. Guten Morgen. Morgen, buongiorno. Donna, amore, ma c'è la luna di santificazione stamattina. Tipo la d'Urso. Eh? Tipo la d'Urso. Qual è la luce di dietro? Sei santificato, Mazzel? No, è la luce del lampadario, cioè proprio in gocce. Dai, oggi facciamo un santo. E ti santifica. Passami il caffè, grazie. Allora, buongiorno. Sei santificato il tuo Marco. Il? Tuo Marco. Tuo Marco di chi? Io, santificato. Il tuo Marco? Ma il tuo di chi? Io, il tuo. Ah, no, ce la possiamo fare, Taglia. stavo a dire, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Ah, guarda che belle le tazze che mi ha regalato mia mamma per Natale. Anch'io. Aspetta che dobbiamo fare la foto. Dai, giusto. Dai, una tazza qui, una tazza lì. Tazza qui e tazza lì. Dai, amore, vicino devi metterla. No, non mi piace, aspetta. Facciamo così. Riuscirò a fare colazione. Dai, prendi su di qua. Tazzina nuova. Sì. Okay. Ma guarda che meraviglia che mi ha regalato mia mamma. Finalmente ha azzeccato un regalo, non ci posso credere, Marco. Che ci ha azzeccato. Aspetta, già bevi? Non sai, tipo fantotti, tu mangia. Oggi abbiamo il panettone che ha portato Marco da lavoro. Allora, devo dire che le molto bon, no? Però non ha canditi, non ha uvetta, non ha niente. Allora sembra che è zoppato, capito? Allora io mi sono presa fragolini di bosco da spalmarci sopra. Ah, però! Tu la vuoi fragolina? No. Allora! Non la vuoi tu la fragolina da spalmarci sopra? Cioè, ragazzi, siamo alla fine del 2020 e non ci posso credere. Ah, a proposito, ma siamo illuminati perché siamo così illuminati stamattina? Dov'è la persiana lì? Guardaci! Va bene, illuminati. Siamo santificati! È Santo Natale e ce ne siamo santi, santificati anche noi. Santi, amore. Santi, sì. Posso? Sì, quella grossa tua, questa qua grossa è tua. Questa. Non è grossa quella. Sì, lo chiedo perché poi apri tu bacia, tu bacia. No, ma sta luce non mi piace proprio stamattina. No, spingo questo, vediamo. Prova a spegnere. No, no, mancia. No, amore, si è fatta notte, si è fatta. Mamma. Ah, dici che mamma mia, è vero? Anche l'altra, Marco, un pochettino anche l'altra, amore. Poco, però. Hai fatto. Vabbè. È sera invece. Allora, la sera o mettevo la santificazione? Ma amore, ma è sera è diventata sera. Non ce la farò a fare colazione. Anche che colazione vuoi, fate quello, va bene? Sì. Sembra Apollo che deve decidere la luce del sole su Apollo. Sì, comunque tu c'è la luce santificata lo stesso. È la questa qua. Ma vabbè. Un santo e uno no. Guten Morgen. Comunque abbiamo, visto che si parla di mangiare, abbiamo deciso cosa fare. A Natale puoi... No, solo non puoi. Fare quello che non puoi fare mai. A Natale stai a casa anche tu. A Natale restiamo a casa tutti quanti. Con noi. A Natale puoi... Allora, noi abbiamo già ordinato il sushi, perché a Natale puoi fare quello che non puoi fare mai. A Natale non puoi uscire di casa, e i rider sono in cassa integrazione, facciamo venire un altro rider a portarci da mangiare. È freddo, solatti. Col bug aspetto, è un quarto d'ora che sei qua in giro. Allora, ma di tutto stai tranquillo che non è giornata oggi, lo vedi che non è giornata? E quindi? Quindi vado a riscaldarlo. Io non so... Già venire il collega del rider a portarci il cibo. Chi è il collega del rider? Un altro rider. L'altro rider? Chi è l'altro rider? È quello che ci porterà il cibo. Ah, ha
proposito, appunto, stavo dicendo che abbiamo già ordinato il sushi, giusto? Perché, Marco? Ma tu hai già finito i facolazioni? Io ancora non ho cominciato. Calma. A Natale poi... In più abbiamo... Ci avete trovato anche il titolo, ma non lo diciamo. Ah, sì, che bello! Come non lo diciamo? Così vi trovano poi il titolo. Avete trovato voi un titolo? Che è carinissimo, no? L'ha trovato sta ragazza, che non mi ricordo il nome, scusami, perdonami. Vediamo se è abbastanza caldo. Adesso è troppo caldo. Salute! Salute, è arrivato il mini rider, piccolo rider. Scusate ragazzi, sono proprio in mezzo alla via che mi soffia il naso. Allora, no, non ce la possiamo fare stamattina a fare colazione. Come no? Mi rimetto. Allora, stavamo dicendo che cin 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 è buono lì, è buono lì. Bollente. Amore, bollente. Imbevibile. È 70 Fahrenheit, come si dice. Quindi? E quindi devo girare un po'. Devo aggiungere del caffè freddo e del latte freddo. Però non troppo, che sennò si da bilanciare a temperatura. No, guarda, come gusto sarebbe perfetto. Ci aggiungo un po' di... Poco, che se lo fai in fretta, che dovevi. Mamma mia, vabbè, no, parole. Comunque, stavamo dicendo già da... Quanti minuti sono passati? Già 6 minuti. Che abbiamo ordinato il sushi. Perché? In realtà lo puoi. Amore. Cioè, io penso che l'unico anno che mangeremo il sushi sarà questo. Non credo che ci sarà un altro anno che a Natale mangi il sushi. E c'è stata sta ragazza... Ma non taglia questo spalma e basta. C'è stata sta ragazza. Forse Gabri Russo? No, è stata un'altra. E ciao, non dire, Gabri. Non diciamo il titolo. Perché no? Perché è più bello, è tutto surprise. Amore, ma ancora sorprese vuoi quest'anno? Non ti bastano quelle che sono arrivate? Ancora ne vuoi? Voi ne volete le sorprese? È vero che non volete sapere il titolo? Io lo voglio sapere. Pensa tu. Ho capito io. già posso farla. Perché butti? Ma tu lo sai il titolo, che devi sapere. Ma no, possiamo dirlo, no. Dai. Perché no? Sei la Carogna Inside. Così devono seguirci e vedere il titolo. Ma se non gliene frega niente. Magari non gliene frega niente, invece se tu dici il titolo magari li invogli. Così poi lo cambiamo, perché all'ultimo ci viene un'altra idea. Quale altra idea che hai ordinato già il sushi? Quale idea? Io mi metto a spadellare, quest'anno proprio zero. Ecco. Comunque abbiamo già ordinato il sushi da un ristorante che te lo porta a casa. E l'ha preso anche il mio vicino di casa, anzi è stato lui a darci il numero. Dici che è buono, ma un po' caro, eh? È un po' caruccio, amore. Però a Natale poi e abbiamo... E poi è un sushi, si vede anche dalle foto che è il sushi. No, è sushi. Però sushi, amore, è più caro di quello che abbiamo mangiato là con la Reagan, eh? No, è meno caro. Ma cosa stai dicendo, cosa? Che quella volta lì abbiamo mangiato bevande, abbiamo preso il dolce e abbiamo speso la stessa cifra. Allora, là era all'incirca 1 euro al pezzo sushi. Quale tipo... di più? No, là 8 pezzi erano 8 euro. Ah, è vero? Ma te lo sto a di... Cacchio. Amore, ma ti stai mangiando anche la fetta mia? No, è già così. Allora, facciamo una bella cosa. Se vuoi ti do il crostone. Grazie, è gentilissima. E io mi faccio l'interno. Va bene, amore? Senza dubbio a vendere, gentilmente. Chi che dice senza dubbio a vendere? Certo. C'è da qualunque.
comunque stavo dicendo che abbiamo già ordinato sto sushi, ma parrebbe buono perché... E niente, a questo punto noi stiamo organizzando questa pranzo di Natale con voi. Cioè, non so se l'avete capito che stiamo organizzando sto pranzo. Certo. Ah, e poi qualcuno mi ha chiesto, facciamo anche Capodanno? Ma tanto hai fatto 30, fai 31, dico io, no? Fai 25, fai 31. Però per il 31 cosa ci mangiamo? L'impensabile proprio, il McDonald's. Ma proprio... Che se lo immagini il 31 con McDonald's? Oppure mischiamo McDonald's e Burger King. Burger King, il McDonald's. Il Kildonald, il Kildonald, il King Donald, il Kildonald, King Donald, il King Donald, a Capodanno con King Donald. Pure per metà di questo? No, grazie, troppo. Troppo cosa? Perché c'è la marmellata sopra? No. Allora, ho fatto bene a metterla, perché sennò te andavi avanti e me la mangiavi tutto, ma la mangiavi. Ah, Capodanno o King Donald? Che ne pensate del King Donald? Perché ci sono delle cose che mi piacciono del Burger King e delle cose che mi piacciono del McDonald. Però dopo devo fare anche il botto. E che mangi a mezzanotte, mangi? Che botto devi fare? Botto del Capodanno, che botto devi fare? Che botto devi fare? Capodanno va giù il calendario dalla finestra, lo sai? Amore, mi stai a sentire? Mi devo mangiare il McDonald's a mezzanotte. A mangiare le 10. Sì, così ti rimane tutto qua, vabbè. E mangiamo le 9, 8, 7, 6, 5. Come facciamo a fare il botto? Cosa vuol dire fare il botto? Fare gli auguri a Capodanno. Pronto. Facciamo il video normale e lo carichiamo. Quello della cena, il King Donald. Il King Donald. Capodanno con... Ma non è Capodanno, quella è una cena normale, dell'ultimo dell'anno, ecco. Ragazzi, aiutateci pure voi perché siamo... Pronto? Ed attimo, sto pensando. Cosa devi pensare? Che possiamo fare il video da mettere su della cena, cena con King Donald. E poi... fare un altro micro video per gli auguri di Capodanno con noi, facciamo che lanciamo il botto. Il botto, lanciamo il calendario in diretta. Ma chi è che segna, chi è che fa boom? Dobbiamo tenere il televisore acceso, poi facciamo il copyright. Un telefono, qualsiasi telefono. E poi facciamo solo auguri e te basta. E mica dobbiamo andarci da Massimo? Non credo, amore. Ah. Perché no? Perché non ci siamo messi d'accordo, loro non si sono fatti sentire. Io non voglio. Gli ho detto, poi ci mettiamo d'accordo, mi ha detto ok. Andiamo già a fare il botto. Ma lui ti ha detto di sì. Io non so sta cosa. Gli ho detto, poi ci mettiamo d'accordo, lui mi ha detto ok. E poi non si è fatto più sentire. E no, adesso basta mandargli un messaggio che ho scritto, se veniamo giù con voi da voi, ma non ti facciamo il fatto. Ma il botto a casa, ma il botto a casa loro non lo possiamo fare, il botto a casa loro davanti alla videocamera, Pronto? Allora noi... Niente ragazzi, facciamo il King Donald con l'ancio del, poi facciamo su Instagram il lancio del calendario, faccio la story su Instagram che lanciamo il calendario. Oh, ma tu non puoi lanciare nessun calendario, t'ho detto. Sì, invece, perché il 2020 va buttato, scegli o i piatti o il calendario. Allora, ascoltami a me. Scegli te, o i piatti o il calendario, cosa vuoi buttare? Sondaggio, cosa buttiamo, calendario o i piatti? E vediamo chi vince. Possiamo ragionare un attimo? Mo hai detto che vai giù da Massimo. Massimo sta al piano terra, cosa lanci giù che sta al piano terra? L'importante è che lo lanci, lo lancio fuori dalla siepe, poi dopo andrò a riprenderlo per buttarlo via e tutto. Però il lancio è il gesto, il lancio del calendario. Ma perché proprio questo? Perché è l'unico che abbiamo nel 2020. Vedi che nel 2020 abbiamo un solo calendario, meno male. Ma costruta un attimo. Scusate ragazzi, mi sono dovuta soffiare il naso ancora. Allora, stavamo dicendo, Marco. Di lancio di calendari, piatti, scurribanda, muschi. No, il King Donald. Okay. Facciamo il King Donald. Facciamo il King Donald. Allora, cena col King Donald, l'ultimo dell'anno. Cioè proprio i botti. E poi... Facciamo la Instagram story. Quando suona. Quando suona? No. Quando suona. La mezzanotte. Esatto.
E dai, va bene, dai, facciamo un Instagram story. Va bene, quello passa convinto. E stai, che ne so, a caricarti. Purtroppo, non possiamo andare, volevamo andare a fare il Capodanno alle Maldive, ma non possiamo perché magari. Giuseppino non vuole. Chi è Giuseppino? Ah, Giuseppino. Magari. Peppino non vuole, per cui niente, facciamo Capodanno. Capodanno alle Maldive ce li avranno i botti. Certo. Anche alle Maldive. Cioè, c'è là un baracchino illegale che vende i botti. Viaggia quello col carretto che ti vende i botti illegali alle Maldive. Però sarebbe bello fare un Capodanno alle Maldive. Certo. Ce la possiamo fare? Sì, si può fare. Una, però. Ma quest'anno no, bisogna mai organizzarsi. Dire mai, mai dire mai. Bisogna organizzarti per l'anno prossimo. L'anno prossimo non vai da nessuna parte, che è il 2021, dove devi andare? Che c'è ancora la pandemia in corso. Il 2022. E poi dove ritrovi i soldi? No, nel 22 già sai dove dobbiamo andare. Ok, cioè mi impegnati quasi impegnati. Sì, impegnati nella mente, poi bisogna vedere se effettivamente si possono fare. Quindi fino al 2023 non si può andare alle Maldive. Ok. Sei contento? Certo. E no, amore, un viaggio alla... No, almeno uno si organizza che fino al 2023 non devo prendere impegni. Bravo, Ale. Va bene, dai. Noi vi salutiamo e speriamo di avervi fatto un po' di compagnia anche oggi. Ci siamo organizzati per i prossimi giorni. Oggi è il 23. Yes. Domani è la vigilia. E dopodomani ci si rivede col mukbang pranzo di Natale. Sì. Che c'ha un altro titolo. Esatto, dice non si chiama, si chiama un altro titolo. Ho detto mukbang, ho detto. Esatto. Per cui niente, ci si ribecca al pranzo di Natale. E poi ci mettiamo d'accordo per quello del 31. Sì, vediamo, ci si organizza. Tanto voi non prendete impegni e ecco, noi ci organizziamo. Ciao ragazzi, spolliciate, condividete e alla prossima, ciao! Allungamento!